Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sarà un video un po' lungo perché avrete visto dal titolo che vi voglio recensire le nuove palette di Jaclyn Hill e in più in questo video vedrete un tutorial per ogni palette. Il motivo è semplice: non tutti vogliono acquistare tutte e quattro le palette, però voglio farvi vedere con ognuna che tipo di look potete realizzare. Ovviamente non è che si può fare solo quel look, però magari potete prenderci ispirazione, o comunque vedete più o meno su che toni può uscire fuori un trucco. E niente, me l'avete richiesto e quindi ho deciso di farlo. Vi faccio vedere sì tutti gli swatches, tutto quanto, non vi preoccupate, iniziamo subito senza perderci troppo in chiacchiere, visto che sono sicura sarà un video lunghissimo. Di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo della collezione di Jaclyn Hill, che si chiama The Vault Collection. Questa qui è composta da quattro palette di ombretti. È acquistabile o in questo modo, cioè nel box che contiene tutte e quattro le palette e che costa 55 euro, oppure le palette sono acquistabili singolarmente e ognuna costa 17 euro. Ogni palette contiene all'interno 10 ombretti, per un totale quindi di 40 ombretti per tutta la collezione. Ovviamente se le prendete tutte insieme risparmiate un pochino, però magari ce n'è una che non vi piace, quindi preferite prenderne 3, prenderne 2, prenderne soltanto una. Se decidete di prenderne 3, calcolate che aggiungendo solo 3 o 4 euro, mi sono fatta il calcolo prima, ci prendete anche la quarta, quindi valutate un attimino se prendere l'intera collezione o prenderle appunto singolarmente. Se acquistate tutte e quattro le palette, secondo me il box è molto carino e molto comodo se siete dei malati di trucco come me. Perché ho sempre in giro tutte queste palette, invece avendo questa scatolina qui ce l'ho ordinate così sulla mia scrivania e appunto non le spargo in giro per il mondo. Voglio farvi vedere subito le palette singolarmente con gli swatches. La prima palette che vi faccio vedere è Bling Boss ed è quella sui toni del viola, molto molto carina. Ci sono sia delle tonalità più fredde sia delle tonalità più calde e in questa palette c'è anche un bellissimo rosso opaco che potete utilizzare sia per fare uno smokey eyes opaco o magari potete inglobarlo nella sfumatura nella parte esterna. La seconda palette è Armed and Gorgeous ed è praticamente la palette sui toni dell'arancione giallino. Questa palette contiene anche un bellissimo verde e un ombretto brillante che però ha sempre dei riflessi sul verdino, che è questo qui in basso. Mi piace tantissimo, questi due oro sono pazzeschi e i colori opachi, secondo me, se vi piacciono gli ombretti dalle tonalità calde, sono bellissimi, spettacolari. La terza palette è Ring di Alarm ed è quella sui toni dell'arancione prugna. Questa palette contiene un buon mix sia di opachi che di shimmer e anche questa ha questo bellissimo rosso super particolare. Il look che vedete adesso l'ho realizzato con questa palette, ma lo vedrete tra un secondo nel video. L'ultima palette è la Dark Magic ed è la palette, diciamo, più scura di tutta la collezione, contiene tanti ombretti opachi, appunto scuri, tutti sulle tonalità del verde blu. Questa palette, per mia personale preferenza, non per la qualità degli ombretti, ma semplicemente per la scala colori, è quella che mi piace di meno di tutti. Cioè, non è che non mi piace, ma che per come mi trucco io utilizzerò di meno, perché non uso questa scala colori tantissimo, anche se questi ombretti brillanti, il verde, cioè in realtà sono tutti bellissimi, però diciamo che mi oriento più sulle altre palette. E queste sono le quattro. Parliamo un attimo della qualità degli ombretti, sono qualcosa di eccezionale, mi sono piaciuti tantissimo, sia per quanto riguarda la scala colori, sia per quanto riguarda la morbidezza dell'ombretto. Non sono per niente gessosi e non è da sottovalutare, perché ho delle palette che sono belle a vedersi, i colori sono belli, ma in realtà quando vai a prendere il colore dalla cialdina o lo prendi magari con il dito, senti proprio una consistenza quasi di gesso, come quando alle elementari scrivevamo sulla lavagna, e la cosa personalmente non mi piace. Sono molto molto morbidi, si applicano benissimo, si sfumano altrettanto bene, sono veramente facili da sfumare. L'unica cosa che devo dirvi è che secondo me i colori brillanti, tutti, non ce ne sono alcuni che fanno questa cosa e altri che non la fanno. Secondo me i colori brillanti si applicano molto meglio con le dita o con il pennello bagnato. Con il pennello asciutto non trovo si applichino così tanto bene, per me non è un problema perché la maggior parte dei colori brillanti li applico comunque in questi due modi, cioè preferisco applicarli con il dito piuttosto che con il pennello. Scusate, le mie mani sono indecenti, ma ho appena registrato gli swatches e tipo le mie dita sono di un colore indefinito, comprese
quest'altra, insomma. Per quanto riguarda tutto il casino che è successo intorno a queste palette, vi consiglio di vedere il video di Jaclyn Hill perché spiega un po' di cose che sono le stesse che pensavo e che vi ho detto nella diretta, perché mi avete chiesto appunto cosa pensassi di queste palette. Credo ci sia tanto odio e tanta voglia di fare scandalo. A mio parere queste palette sono davvero molto molto belle. Ve le consiglio, sì, ma attenzione, vi do diciamo dei consigli sull'acquisto. Secondo me queste palette non sono per tutti, a differenza dell'altra palette di Jaclyn Hill, che quella vi dico è una cosa che dovete assolutamente avere sia se siete dei professionisti, sia se siete delle persone che amano truccarsi di qualsiasi colore, sia se siete dei principianti. Secondo me quella palette è molto bella per tutti quanti. Queste qui, per quanto riguarda la scala colori, sono leggermente più particolari. Se avete quella e vi piace il trucco, comunque siete dei professionisti, secondo me queste quattro palette sono una bellissima aggiunta a quella palette, cioè con questa, comprando queste avreste tutti i colori che vi servono. Se siete delle persone che si truccano tutti i giorni allo stesso modo o comunque si truccano di una scala colori molto neutra, non troppo accesa, secondo me queste palette non fanno per voi. Queste palette credo siano più adatte ad una persona che ama sperimentare con il trucco, non lo so, ama cambiare, non ama portare sempre le stesse cose. Ad esempio una palette con tanti gialli, verdi, una cosa del genere, non la consiglierei a una persona che si mette giusto un marroncino nella piega dell'occhio e un colore brillante sulla palpebra mobile. Queste palette in quel caso non fanno per voi. Se mi chiedete, allora quale prendo? Quella, queste, solo una di queste? Valutate. Se, vi ripeto, vi piace una scala colori molto neutra, molto portabile, molto facile da gestire, o comunque non avete nulla che rispecchia questa cosa che ho descritto, prendete l'altra palette di Jaclyn Hill. Se già avete quella o avete una cosa del genere e vi piace sperimentare con diversi colori, prendete queste palette. Se dovete scegliere tra queste palette perché vi piacciono particolarmente o non lo so, volete comprarle, quello che vi consiglio io è di scegliere la scala colori che più vi piace, cioè se portate gli arancioni è inutile che prendete la Dark Magic oppure prendete la palette violetta, cioè non ha senso. Se vi piacciono i colori freddi e quindi amate i violetti, non ha senso prendere la palette arancione. Sembra semplice, però delle volte quando uno si trova davanti a una scelta non ci riflette, magari dice sì, i viola sono bellissimi, poi la compra, arriva a casa e dice però io i viola non li metto, quindi che l'ho comprata a fare? Mi sono solo fatta prendere così dall'euforia del momento. Ora voglio lasciarvi ai 4 tutorial. Calcolate che la base e le labbra e tutto quello che indosso sono le stesse in tutti e 4 i tutorial, le ho fatte apposta perché voglio che il focus sia soltanto sugli occhi, sia soltanto sugli ombretti. Qui sotto nell'info box vi lascio scritto, come sempre, tutto quello che ho sul viso e per ogni look che cosa ho utilizzato. Ad esempio ho cambiato le ciglia finte, trovate tutto quanto scritto qui sotto, non vi preoccupate. Inoltre ho cercato di utilizzare diverse tecniche per tutti e 4 i look. Se non volete vedere tutti e 4 i tutorial perché ve ne interessa soltanto uno, vi lascio qui il minuto con la palette che vi interessa, così potete andare a vedere direttamente il tutorial dedicato a quella palette. Vi lascio ai 4 tutorial. Il primo tutorial è con la Bling Boss, che è quella sui toni del viola, questa qui. Inizio prendendo con un pennello ampio da sfumatura Hush Hush e lo metto come colore di transizione nella piega dell'occhio. Cambio pennello, ne prendo sempre un altro da sfumatura, ma questa volta più preciso. Prendo Rockstar e lo metto sempre nella piega dell'occhio, ma questa volta rimango più precisa rispetto al colore precedente. Con lo stesso pennello di prima mi aiuta a sfumare i due colori insieme. Con il polpastrello applico su tutta la palpebra mobile Glitz & Glam. Prendo Mystic e un pennello da sfumatura molto molto preciso, utilizzo questo ombretto sia per intensificare maggiormente soltanto la V esterna e poi lo applico con un pennello a penna nella parte inferiore. Sempre con lo stesso pennello a penna prendo un pizzico di Hush Hush e lo utilizzo per sfumare la parte inferiore. Con un pennello piatto prendo Bling Bling, questo bellissimo colore luminoso qui, lo applico bagnato su tutta la palpebra mobile e nell'angolino interno dell'occhio.
Applico un filo di matita nera all'attaccatura delle ciglia senza neanche fare la codina, mascara sopra e sotto e un paio di ciglia finte. Questo è il look numero 1 terminato utilizzando questa bellissima palette dai toni del viola. Ovviamente potete realizzare tantissimi altri look. Mi sta piacendo tantissimo questa palette, sto utilizzando molto di più il viola. Prima non lo usavo per niente, invece non so, adesso ho cambiato testa e sto usando tanti viola e tanti arancioni. Fatemi sapere se questo look vi piace. Passiamo ora al look numero 2. Il secondo tutorial lo realizzerò con la palette Armed and Gorgeous, che è praticamente la palette che contiene i marroni, giallini e questo bellissimo verde qui. Inizio prendendo un pizzico di Agent e lo metto con un pennello abbastanza ampio. Questo qui sarà il mio colore di transizione. Ne prendo un po', lo batto con il pennello e lo metto nella piega dell'occhio. Siccome il trucco so che si svilupperà più come uno smokey eyes, porto il colore di transizione più avanti rispetto a dove lo metto solitamente. Cambio pennello, ne prendo uno più preciso e vado con Secure, che è sempre della stessa tonalità dell'ombretto di prima, però è leggermente più scuro. Questa volta mi concentro maggiormente nella piega dell'occhio. Cambio ancora una volta pennello, ne prendo uno ancora più preciso e questa volta vado con Smooth Criminal, che è il marroncino chiaro. Anche se l'ombretto dovesse andare sulla palpebra mobile, non vi preoccupate perché tanto poi ci andremo a mettere un altro ombretto sopra, quindi anche se la sfumatura scende leggermente verso il basso non succede nulla. Potrei anche mettere un ombretto color carne, color panna sulla palpebra mobile, già mi piacerebbe così il trucco, però andiamo avanti, voglio utilizzare più colori possibili da questa palette. Prendo Classified, che è questo bellissimo colore qui, è a metà tra un marroncino, un oro, anche qualche particella di verde, davvero particolarissimo. Lo metto su tutta la palpebra mobile, vado quasi a tagliare la piega dell'occhio, anche se non realizzo un cut crease. Sarà una specie di cut crease smokey eyes, un po' sfumato. Ora con il polpastrello prendo Coin e lo presso solo nella parte centrale dell'occhio, diciamo che lascio i due angoli, quello esterno e quello interno, liberi. Ancora con il polpastrello prendo Glit Trip e lo metto ancora di più nella parte centrale dell'occhio. Nella parte inferiore utilizzo un pennello a penna morbido e prendo Top Secret, il verde, e lo applico su tutta la lunghezza della banda inferiore. Sull'angolo interno utilizzo VIP, che è questo bianco brillante bellissimo. E infine all'attaccatura delle ciglia superiori utilizzo Prowl, spero si dica così, che è il marrone più scuro nella palette. Metto il mascara sia sopra che sotto e applico un paio di ciglia finte. Questo è il trucco terminato con la palette numero 2. Voi che cosa ne pensate? Vi piace? Passiamo al tutorial numero 3. Realizzo questo tutorial con la Ring di Alarm, che è la palette che contiene gli arancioni e dei prugna. Mi piace tantissimo. Credo che anche per il periodo autunnale che sta arrivando questa palette sia perfetta. Inizio prendendo Rush con un pennello da sfumatura abbastanza ampio e lo metto come colore di transizione nella piega dell'occhio. Prendo un pennello da sfumatura più preciso e questa volta utilizzo Mugshot, sì, Mugshot, vado ad intensificare la piega dell'occhio. Sempre con lo stesso pennello intensifico ancora di più la piega dell'occhio con Framed, che è questo bellissimo prugna qui, ma questa volta non mi fermo sulla piega dell'occhio, ma piuttosto porto il colore anche su tutta la palpebra mobile. Questo colore è così pigmentato che lo sto applicando con un pennello da sfumatura, ma guardate quanto scrive. Ovviamente lo ripasserò per intensificarlo di più, però cioè, guardate come risulta con un pennello da sfumatura. Ora mi concentro un attimino a sfumare questo colore con lo stesso pennello nella piega dell'occhio. Non aggiungo altro ombretto. Una volta che ho raggiunto la sfumatura desiderata, riprendo lo stesso viola e intensifico tutta la palpebra mobile. Nella parte inferiore applico Secret, che è il marrone più scuro dalla palette, su tutta la lunghezza delle ciglia. Poi prendo un pennello leggermente più compatto e metto Boom, questo colore qui, proprio all'attaccatura delle ciglia, solo nella parte iniziale. Proprio nell'angolino interno metto Lolly, che è il colore più chiaro luminoso.
Per finire, presso all'attaccatura delle ciglia, il marrone più scuro con un pennello angolato. Anche questa volta completo il trucco con un po' di mascara e un paio di ciglia finte. E questo è il look numero 3 utilizzando la palette Ring di Alarm. Passiamo ora al prossimo e ultimo look. Inizio prendendo dalla Dark Magic il colore più chiaro, che è questo color panna qui, e lo metto sotto il sopracciglio e sull'angolo interno dell'occhio. Ok ragazzi, non sto piangendo, ma per spiegarvi una cosa, mi sono infilata il pennello nell'occhio e mi appunto tantissimo. Ok, proviamo a riprendere. Prendo il colore Sh, che è questo marroncino qui, si chiama Sh veramente, e con un pennello ampio, questo qui è lo stronzetto che mi si è infilato nell'occhio, lo metto come colore di transizione dall'angolo esterno fino all'angolo interno. Non mi fermo qui a metà occhio, ma proseguo perché scurirò i due angoli e lascerò chiaro il centro. Ora prendo un pennello da sfumatura più preciso e prendo Potion, che è questo verdino qui. Lo metto sia sull'angolo esterno sia sull'angolo interno e connetto le due sfumature qui nella parte centrale della biega dell'occhio. Prendo un pennello più preciso e metto Inside Job, questo colore qui, più preciso del verde di prima. Ora con il polpastrello applico questo ombretto al centro della palpebra mobile, dove abbiamo lasciato lo spazio vuoto. Ora con un pennello a penna piccolino prendo il marrone e vado a scurire ancora di più i due angolini esterni. Utilizzo un pennello così piccolo così riesco a mettere il colore esattamente dove voglio io. Sempre con il polpastrello utilizzo Power Cut e presso questo ombretto solo al centro della palpebra superiore. Stesso ombretto lo prendo con il pennello, bagno il pennello e lo applico ancora più centrale, sempre sulla palpebra superiore. Ne metto un po' anche sull'angolino interno dell'occhio. Nella parte inferiore, sempre con lo stesso pennello appena di prima, applico Trickery, questo bellissimo verde satinato. Applico il nero con un pennello angolato all'attaccatura delle ciglia superiori e poi completo il look con un po' di mascara e un paio di ciglia finte. E questo è il quarto e ultimo look utilizzando la Dark Magic Palette. Siamo giunti alla fine di questo video, spero non sia troppo lungo, non so adesso quanto uscirà fuori, però secondo me superiamo tranquillamente i 20 minuti. Se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, ricordatevi di spolliciare all'insù o di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!